tassa, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web, in diretta con le webcam, e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo, l'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Buonasera, anche qui da Radio Raffaella 1, come ogni settimana ormai è diventata consuetudine, ci sono gli amici di Beppe Grillo di Montoro e sono pronti a darvi un sacco di buone e vere e sincere informazioni. Alla mia destra Gianfranco. Buonasera ragazzi. Armando. Ciao a tutti, buonasera. E alla regia il solito Raffaele Ingino. Ciao caro. Vi ricordo che se volete interagire con noi potete telefonarci al numero di Radio Raffaella 1, 0825 52 35 65, oppure potete interagire attraverso WhatsApp con SMS al 393 04 76 075. Dopo aver fatto questi brevi saluti vorrei lasciare subito la parola a Gianfranco, che ha un po' di chicche sul nostro caro Presidente del Consiglio da raccontarci. Vai Gianfranco. Sì, volevo solo ricordare che una guerra avrebbe fatto meno danni. Cioè qui ci sono una serie di dati che dichiarano appunto i numeri del fallimento. Cioè i negozi chiusi sono solo 25.000, le imprese chiuse sono 86.000. E i fallimenti, cioè aziende che hanno chiuso per fallimento, sono 15.600. I posti di lavoro persi nelle microimprese sono, cioè, 175.000 persone in meno. La sofferenza bancaria, parliamo di miliardi, sono 187,3 miliardi. E il credito delle imprese hanno chiesto 20 miliardi in meno, quindi insomma sono dati particolari. Il debito pubblico è aumentato soltanto del più, come debito, 83 miliardi. Quindi le imposte dirette sono aumentate del 50,2% e la disoccupazione del più 13%, quindi insomma dei risultati bellissimi. Ci sono gli esodati che sono solo 390.000, i cassi integrati sono 1.036.200, comunque sono più di 1 milione di persone, e i tagli alla sanità quest'anno sono altri 2,3 miliardi. I valori degli immobili sono scesi, cioè le nostre case valgono il 20% in meno. Di clandestini hanno avuto un picco di 54.000 persone, diciamo, come clandestini in più nei primi 6 mesi, ma adesso siamo arrivati a 224.000. I furti in appartamento sono aumentati di 126%, quindi insomma si stanno dando da fare tutti questa categoria di bravi onesti, disonesti. Le bollette sono aumentate del 3,9%, le morosità degli affitti sono 69,6% in più, e gli incassi dei mutui sono incagliati, i mutui che hanno avuto problemi, le persone che hanno fatto più di una volta la domanda, sono incagliati la bellezza del 73% delle richieste dei mutui. Signori cari, riflettiamo. Questa è la percezione reale, sì, del paese. Sì. E quindi immaginiamo un pochettino che cosa si sta trasformando questo paese, se possiamo parlare di una forma di danno circolare. Cioè qua ci stanno proprio... Sì, ma in effetti spieghiamolo, perché abbiamo voluto iniziare la trasmissione in questo modo. Perché attraverso un'informazione che è completamente assoggettata a quelli che sono i diktat comunque governativi, un cittadino che si informa normalmente magari guardando la RAI, che appunto dovrebbe essere la televisione di tutti, non ha la percezione reale di quello che è il paese. Siamo continuamente assoggettati a quello che è un ottimismo renziano che ci viene imposto continuamente, no? Quando poi in realtà questi dati ci dicono, e la vita quotidiana, la vita reale ci dice, che la percezione del paese, la percezione reale è totalmente differente. Sì, il potere d'acquisto è ridotto, il potere d'acquisto. Tu prima parlavi anche della sanità, scusami, sì, se ti interrompo Gianfranco. Sì. Con questi decreti che il Parlamento, che il governo, non il Parlamento, sta portando avanti nei confronti della sanità, noi stiamo avendo, con tutte queste purtroppo malattie che ormai incombono su tutti noi, abbiamo una prevenzione. Io l'altro giorno parlavo proprio con un medico che vive l'ambiente e che mi diceva proprio questo. Oggi purtroppo la prevenzione è stata praticamente rasa dal suolo, rasa da zero, perché con questi tagli che ci sono stati, con questi soldi che vengono tolti alla sanità, che dovrebbe essere un pilastro della società,
Si punta al privato, si punta alla gente, vabbè, per curarsi. Aggiornati il registro tumori. In campagna non ce l'abbiamo neanche emanati. C'è un registro tumori, però c'è da dire che non viene aggiornato. Quindi la gente non ha la percezione di quello che è effettivamente la gravità che c'è, che noi viviamo già nel nostro territorio attraverso l'inquinamento di cui abbiamo già parlato diverse volte, solo frane e quant'altro. C'è da dire anche un'altra cosa, visto che stiamo parlando del governo Renzi, il nostro caro Renzi. Noi come Informazione Libera siamo al 73° posto nel mondo e penso che questo sia un altro dato che ci fa capire. Cosa aggiungere? Che purtroppo i giornalisti liberi sono pochi, basta, quelli che fanno il, ma effettivamente, il loro lavoro. Basta seguire le televisioni per rendersi conto di chi ci va in continuazione, è sempre presente. Diciamo che la disparità di informazione. Ma tra l'altro la Costituzione è quella che dovrebbe, la nostra Costituzione ci garantisce un diritto all'informazione e quindi di conseguenza dovremmo avere comunque un pluralismo di informazione. È un qualcosa che oggi in Italia manca totalmente. Io ieri vedevo sulla 7 la gabbia, no, anzi Piazza Pulita, e c'era Orfini. Sembra una cosa banale, ma in realtà non è così, perché Orfini, quindi PD, è stato lì a parlare per circa tre quarti d'ora senza un contraddittorio. Io aspettavo che venisse Di Maio chiamato, dopo. Certo, mentre Di Maio è stato dato 10-15 minuti. Stanno addosso addosso. Non c'è una sproporzione che è incredibile nell'informazione. Infatti. È il vero cancro, perché le persone poi quando vanno a votare non hanno la possibilità anche di scegliere e di avere un'informazione sufficiente affinché poi possano veramente votare chi merita di essere votato. Io vorrei solo ricordare che una certa Maria Stella Caldato è stata cacciata dal partito perché ha chiesto di tagliarsi lo stipendio, quindi è stata presa male, cioè una persona che si comporta così, e loro la cacciano dal Partito Democratico, cioè sì, dal PD. Specifichiamo, non è che uno sta sempre contro il Partito Democratico, no, assolutamente, però noi ci vogliamo bene, ci rispettiamo. A proposito di Partito Democratico, io leggevo proprio poco prima, è un'interrogazione che il Movimento presenterà al Partito Democratico. Praticamente per far sì che tu possa essere eletto con il Partito Democratico devi pagare dei soldi in anticipo, quindi stiamo parlando di 25.000 euro in anticipo, e poi di 150.000 euro nel caso in cui tu venissi eletto, dilazionati nel corso della tua legislatura, quindi dilazionati in 5 anni. Questa è gente che si fa vende praticamente la poltrona in Parlamento. Minneo ne ha parlato l'altra sera. Senatore del PD ha infatti parlato di questa cosa veramente, veramente scandalosa. Qua stiamo all'acquisto dei posti, dopo quelli che si usano fare per entrare nei corpi armati abbiamo anche quelli che si usano per entrare in politica, in Parlamento, e parlando di informazioni libere, io neanche a farlo apposta, pochi giorni fa ho visto un intervento bellissimo di Battista che riproponiamo proprio ora, in cui lui parla a 360 gradi a tutte le televisioni, Rai compresa, e questo servizio non è andato mai in onda, non lo vedrete mai, quindi prego il caro Raffaele di mandarcelo ora. Scanciato e restituitoci dai. E oggi se noi andiamo in Libia sarà il Vietnam nostro, ma se ci andiamo esclusivamente perché soprattutto la Francia spinge, perché non ce la fa più a difendere i suoi interessi, tra l'altro che erano interessi una volta italiani e lo sono diventati i francesi, e quindi chiede un aiuto all'Italia, così può giustificare internamente, vedete, anche l'Italia in via degli uomini, l'opinione pubblica si cambia un po'. Bisogna costringere anche il Cairo a fare la sua parte, ma in questo momento Al-Sisi non fa la sua parte, lo vediamo come si sta comportando anche sul caso Regeni, e ottenere un governo di unità nazionale. Se non c'è un governo di unità nazionale, qualsiasi intervento militare che viene fatto in Libia diventerà un Vietnam. Noi non possiamo accettarlo, non lo vuole l'opinione pubblica, e Renzi sta utilizzando una roba subdola, si è passati dalla guerra preventiva alla guerra a nostra insaputa, cioè sostanzialmente va a fare l'incontro bilaterale dalla D'Urso, il summit dalla D'Urso, e lì dice io con la guerra non c'entro niente, ma poi di nascosto piazza uomini, piazza truppe e inizia a muovere i militari italiani. Nella totale, diciamo, nell'assoluto silenzio dell'opinione pubblica e senza aver parlato al Parlamento della Repubblica. Oggi viene Gentiloni, si degna di parlare Gentiloni, ma ripeto, Renzi ha già fatto una bilaterale da Barbara D'Urso, hanno evidentemente diciamo, coordinato le operazioni, ma poi a nostra insaputa stanno parlando. Quella è una questione complicata, perché c'è l'intelligence di mezzo e io non ho delle informazioni ancora, anche perché oggi viene il ministro degli esteri. Io credo, io mi auguro, ma insomma temo,
perché come sempre la verità in questo paese è soggetta a interpretazioni in base alle nostre convenienze, diciamo, economiche di circolazione. Si è visto con i Marò, che li hanno rispediti in India, di fatto un rapimento in India per gli interessi commerciali, Finmeccanica ed altri. Si è visto oggi con il caso Regeni, perché si sta zitti anche se c'è un nostro ragazzo ammazzato e torturato, e senza che oggi le autorità egiziane diano un contributo per scoprire la verità. Perché? Perché Al-Sisi è un amico, perché c'è di mezzo l'ENI, c'è di mezzo il giacimento, e oggi anche con i due connazionali uccisi in Libia. Temo proprio che ci si comporti sempre in maniera suddita, sia sudditi rispetto a tutti, rispetto ai francesi, rispetto agli americani, rispetto agli interessi economici che l'Italia ha o aveva in Libia, ha in Egitto o ha in India. Il sistema è sempre quello, e Renzi non conta niente, cioè non conta niente, non l'invita nessuno, cioè uno proprio che conta meno di Berlusconi. Io mai avrei pensato di dire una frase del genere, che Renzi conta dal punto di vista della politica internazionale meno. Sì, è andato in Francia, e che è andato a fare? Prima dice, nel suo bilaterale con Barbara D'Urso dice mai uomini, poi nel bilaterale in Francia dice però abbiamo un po' di fretta, adesso bisogna forse svegliarci perché ci vuole il governo di unità nazionale, ma i tempi non sono infiniti. Che sta facendo? Sta dando dichiarazioni per vedere l'effetto che fa. Questi lanciano le notizie, 5.000 uomini qualche mese fa, Pinotti e Gentiloni, l'opinione pubblica si arrabbia, ritirano, ma intanto hanno tirato il sasso. E ieri così ha fatto la stessa cosa il Presidente del Consiglio delle banche e non dei ministri. Su Roma? Qual è la prima cosa? Ma tanti problemi. Questo dovete sempre sentire, noi abbiamo un candidato sindaco, si chiama Virginia Raggi, abbiamo fatto delle consultazioni online, le priorità per noi essenzialmente è trasparenza, quindi gestione dei soldi dei romani, perché qua dobbiamo capire come siamo arrivati a 13 miliardi di euro di buffi, come si dice a Roma, 13 miliardi di euro, poi i trasporti che sono da terzo mondo a Roma. E la sicurezza quotidiana, il quotidiano, cioè qua non vengono potati gli altri, non viene dragato il fiume. Cioè, il discorso è piove e ci scappano i morti a Roma, perché purtroppo è questo. Poi io non ho parlato 3 giorni fa perché dicono che uno che parla dei morti dell'albero addosso specula sui morti, io non ne ho voluto parlare. Ma è oggettivo che hanno tagliato qualsiasi quattrino per la gestione ordinaria di Roma per mangiarseli, si sono divorati tutti. Delegare i cittadini, come proponeva Giachetti, può essere una soluzione. Giachetti chi? L'uomo di Rutelli? L'uomo di Renzi? Io posso commentare delle frasi di coloro che hanno distrutto, che hanno violentato la città. Il Partito Democratico ha raso al suolo Roma e si è visto anche il comportamento delle primarie. Fanno le truffe, mettono le schede dopate. Incredibile, questa è una truffa vergognosa. Cioè, dopo Mafia Capitale, il primo azione politica durante le primarie qual è? Gonfiare l'esito per evitare che si parli di flop mettendo delle schede fasulle. Questo è il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio che fa queste truffe proprio, ma da bassa categoria. E questa gente risolleva la città che loro hanno raso al suolo. Io non... I 13 miliardi di euro di debito, come si ripaga il debito? Innanzitutto io devo capire chi l'ha fatto, come l'ha fatto e chi sono i responsabili, e lì si può provare a intervenire. Cioè, banalmente, noi abbiamo scoperto, noi amministriamo Livorno, ci hanno attaccato per la richiesta del concordato preventivo sulla partecipata ai rifiuti tutta Italia, un giorno i sindacati hanno fatto lo sciopero e tutti i TG d'Italia per 3 giorni hanno parlato di Livorno. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle è entrato dentro, ha dato un'occhiata ai conti, ha presentato il concordato preventivo, è stato accettato 2 giorni fa dalla magistratura, quindi avevamo ragione, e inizia a poter aprire gli occhi e vedere che c'è dentro le partecipate, perché io voglio capire che c'è dentro la partecipata di ATAC, che c'è dentro AMA, perché ce la prendiamo sempre, se la prendono i lavoratori, ma questi sono diventati tangentifici, poltronifici, sempre a disposizione della politica ma pagati dai cittadini italiani. Questo che farà il Movimento 5 Stelle, aprirà quei bilanci e verificheremo chi sono i responsabili, e i debiti a Roma li pagano coloro che non li hanno mai pagati, a cominciare dal Partito Democratico, non li pagano i cittadini romani. Poi chiaramente sarà estremamente complesso, però bisogna capire chi ha fatto il debito, se ci sono derivati, se ci sono stati acquisti scandalosi appunto di prodotti derivati finanziari da parte dei precedenti amministratori di Roma. Questo va fatto. Il Movimento 5 Stelle entra dentro e vede con chiarezza quello che hanno fatto in passato e da lì prende delle contromisure. Ma dobbiamo ancora vedere come hanno ridotto quel bilancio, dobbiamo capire come hanno fatto a fare 13 miliardi di euro di debiti. 13 miliardi di euro è il costo più o meno della nostra manovra sul reddito di cittadinanza, e questi sono riusciti a fare 13 miliardi di euro nonostante Roma sia totalmente distrutta.
distrutta. Cioè io vado in motorino, ho paura di cadere ad ogni buca, sto attento in questo modo. Ti cascano gli alberi addosso, ci sono topi ovunque. La monnezza sta anche nei quartieri borghesi, quartiere Flaminio, Prati, monnezza. E in più ci sono pensionati minimi che rovistano nei secchi della spazzatura a Roma, con un problema sociale incredibile. Privatizzazione degli asili nido e poi parlano della tutela della famiglia questi cialtroni. Quando privatizzano gli asili nido e nessuno si può permettere un asilo nido oggi a Roma. E parlano della tutela della famiglia, cialtroni, truffatori. Questo fa il Movimento 5 Stelle. Se vogliono i cittadini romani scegliere 5 Stelle, se vogliono la continuità c'è il PD, c'è Bertolaso, mettono un uomo, ne mettono un altro, cambiano un volto. Il PD è questo, eh. Il PD è quello che trucca le primarie qui a Roma, che mette le tessere false. Questo è il PD. Se i romani vogliono questo, legittimo, lo scegliessero. Ma poi che nessuno si lamentasse nei bar di mattina, questa città l'hanno violentata, perché sono complici pure i romani che rivotano quelli che hanno violentato la città. I dipendenti delle partecipate sono troppi? Secondo me non sono troppi, secondo me sono troppi dirigenti. In AMSA a Livorno noi abbiamo visto, c'erano un dirigente ogni quattro dipendenti. Tra l'altro manovrate e controllate dai sindacati queste municipalizzate. I sindacati devono tutelare il lavoratore, non devono essere i proprietari delle partecipate. I sindacati non tutelano più i lavoratori, guardate gli scandali degli stipendi vergognosi. La CGIL e il PD di fatto oggi sono la stessa cosa. La Camusso finirà qua in Parlamento e l'obiettivo della Camusso non è difendere i lavoratori, è finire parlamentare della Repubblica. E oggi i sindacati controllano le partecipate e hanno mantenuto debiti. E oggi la colpa la danno ai lavoratori. Non è vero che Roma ha questo quantitativo enorme di lavoratori. Bisogna tutelare i lavoratori anche con un reddito di cittadinanza comunale che noi abbiamo anche applicato a Livorno, e bisogna fare chiarezza: quanti dirigenti, che competenze hanno questi dirigenti, chi li ha piazzati, quanti ne ha piazzati Alemanno, quanti ne ha piazzati Rutelli, quanti ne ha piazzati Veltroni. La soluzione concreta è entrare e vedere sul serio finalmente noi come amministratori, come governo di Roma, e valutare la situazione, quello che abbiamo fatto a Livorno. Siamo entrati, abbiamo... Per me i raccomandati della politica, quelli che hanno utilizzato appunto le partecipate come poltronifici, devono andare a casa come politici. Certi funzionari di Roma, certi dirigenti di Roma sono responsabili del degrado di Roma, come i boss di Mafia Capitale e come i dirigenti del Partito Democratico, che poi spesso è la stessa cosa. Come ti spieghi che la gente non capisce? Il sistema dell'informazione, ma avete visto? Ma voi vedete oggi come si comporta il TGU, che è diventato, non ce l'ho con chi lavora al TGU, ce l'ho con il direttore del TGU, che l'ha fatto diventare l'ufficio stampa di Palazzo Chigi oggi. Qua ci sono lavoratori del TG1 che io rispetto e ho sempre rispettato, ma è intollerabile vedere come il TG1 sia diventato, pagato dai soldi dei cittadini, l'ufficio stampa del Presidente del Consiglio. Il direttore Mario Orfeo si deve ricordare che è un dipendente dei cittadini e non di Renzi. Quindi questo è il problema di informazione. I giornali li controllano di fatto, sono controllati dal sistema, e Renzi li fa ricatto: o se seguite la mia linea oppure vi tolgo i quattrini pubblici. La RAI è in mano sua, ha piazzato direttori uomini suoi, e adesso per me tiene sotto ricatto i direttori dei principali telegiornali, dicendo: occhio che io vi cambio, vi posso cambiare se non seguite una determinata linea. Si giocano al posto di lavoro queste persone. Mediaset in mano a Berlusconi, che fa finta di stare all'opposizione oggi, ma crediamo veramente? L'avete visto Barbara D'Urso con Renzi, TV commerciale Berlusconi, e pensate, Berlusconi e Renzi stanno in contrasto uno con l'altro, ma pensate, non è stato Berlusconi gli ha mandato prima il pane e poi Verdini a Renzi? Ma ancora crediamo nella differenza tra PDL e PD, dopo tutto quello che hanno fatto in questi vent'anni, dopo che la legge Fornero l'ha votata Berlusconi, la Meloni e il Partito Democratico? Oggi ricordatevi che la Meloni e Berlusconi hanno votato la legge Fornero. Oggi vanno a dire in giro che fa schifo la legge Fornero, giustamente l'hanno votata, la Lega in effetti non l'ha votata, ma Berlusconi e la Meloni l'hanno votata insieme al PD. Un consociativismo osceno c'è oggi. Sei cittadino. Dopo questa bella spiegazione del nostro Di Battista, cosa aggiungere? È stato molto esplicativo. In verità il video durava altri buoni 10 minuti, però non possiamo mandarlo tutto in onda per ovvi motivi di tempi. Cosa dire? Di Battista ha parlato anche delle primarie. Io parlerei della ricandidatura di Bassolino, il Partito Democratico. È una vergogna, una persona che non si sa quanti milioni di euro ha dirottato dalla gestione dei raccolti dei rifiuti alla Camorra.
Murra, cioè come si fa a candidare ancora una persona del genere, io non me lo riesco a spiegare. Poi parliamo di Giachetti, la persona che per 2 mesi ha fatto la fame al Parlamento perché voleva che si cambiasse la legge costituzionale, poi te lo ritrovi a fare il vicepresidente della Camera. E per chiudere, il caro Bertolaso, che ha portato non so quanti problemi di ammanchi di denaro nella gestione del terremoto all'Aquila. Signori miei, questi sono i candidati che abbiamo a Roma, e il Partito Democratico ha il coraggio di dire di essere un partito trasparente, che fa della morale la sua questione di vita, che è ancora all'interno dei suoi comunisti che ci credono, ma in realtà il comunismo non esiste più nel Partito Democratico. Voglio capire quando queste persone lo capiscono, che il Partito Democratico è diventato una cozzaglia di gentaglia, Verdini compreso, Alfano come diceva Di Battista, lanciato da Berlusconi per sostenere Renzi, e non ultimo Verdini, tutta gente che parte da Forza Italia, poi in realtà man mano va a dare sostegno a Renzi. Questo è il trucco, signori, destra e sinistra. Sono 30 anni che si spartiscono le poltrone. Comunque mi voglio fermare, no, per non risultare troppo carichissimo, giustamente, no, ma è giustamente incazzato. Sono poche occasioni che il movimento ha per dire le verità, che poi uno voglia o meno appurarle è libero di farlo. Io lo dico sempre, anche durante i nostri gazebo, di andare a verificare tutto quello che diciamo, anche su internet, qualsiasi sito, qualsiasi giornale, tutti parlano di queste io cose. È una cosa che ho sempre pensato, e colgo l'occasione per dirlo a proposito dei gazebo, e molto spesso lo dico appunto alle persone. Io ho 19 anni e quindi il mio tempo lo posso dedicare, no, maggiormente, però qua abbiamo persone che hanno una famiglia e hanno dei figli qui seduti vicino a me, come tanti altri che stanno a casa e non vengono in radio, che passano parte del loro tempo insieme alla gente, tra la gente e per la gente, appunto per cercare di dare un futuro semplicemente migliore, che sembra quasi essere una cosa banale, no? Sì, perché ormai c'hanno... giusto, Armando, noi lo diciamo un sacco di volte, noi andiamo in strada, non puntiamo a fare politica, non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è far capire alle persone che si può iniziare a cambiare già da se stessi, con piccoli atteggiamenti, magari da una carta che non si butta a terra, da un mozzicone di sera, e andando avanti. È una rivoluzione culturale, esatto, quella che chiediamo. Una rivoluzione culturale di cambiamenti di abitudini nostri. E oltre questo voglio dire una cosa, io voglio chiedere scusa alle persone, a volte noi perdiamo un po' la pazienza, però è una questione che quando ci siamo dentro da anni e percepiamo nella loro nitidezza tutte le informazioni, è una rabbia che tu ti porti dentro sempre, ma non una rabbia di odio verso chi la pensa diversamente, è una rabbia buona, perché tu in quel momento vorresti cambiare le cose e non riesci. E quindi io chiedo scusa, anche se durante i gazebo alcuni di noi perdono la pazienza, però ci dovete capire, perché noi ogni giorno riceviamo informazioni, ogni giorno H24, e vediamo le cose per quelle che sono. Quindi vi chiediamo scusa e speriamo di non dare troppo fastidio e di andare avanti per la nostra strada, e prima o poi speriamo che qualcuno capirà la nostra sincerità. Una persona che chiede scusa del fatto di voler migliorare qualcosa in futuro, ma per l'atteggiamento, perché Giuseppe è particolarmente entusiasta ed è preso da, perché quello, il movimento o lo senti dentro o niente, cioè, sì, non è che puoi far finta niente, a volte di... anche... è la verità, Gianfranco, che la devi sentire dentro, non è il fatto dell'appartenenza al movimento. Il problema è che a me ha fatto aprire gli occhi la crisi, cioè io dal 2009 sto facendo cassa integrazione, ringrazio Dio, veramente devo ringraziare il governo, anche se non sono contento di questa cosa, perché molte persone a volte me lo rinfacciano, no? Dice, vabbè, tu stai in Fiat, che ti frega, cioè alla fine lo stipendio a fine mese ce l'hai, anche se sono pochi sono sicuro, va benissimo, ma io vi giuro avrei preferito che il governo prendesse un'altra decisione, anche chiudere un'azienda, ma magari creare altri posti di lavoro in altro modo, perché le nostre riserve sono altre, non sono l'industria. Noi siamo stati sempre un paese agricolo, o sbaglio, Gianfranco? Certo. Abbiamo vissuto fino a 20 anni fa di agricoltura, non ci dimentichiamo, oggi vengono fatte le zone PIP anche dove non dovrebbero essere fatte. A mio suocero hanno tolto la terra dove lui produceva nocciole. Io voglio capire queste persone, dopo che questo esproprio, cosa faranno, cioè dove andranno a lavorare. Queste sono le risposte che dobbiamo dare. Servono questi espropri, servono le zone PIP, servono l'industrializzazione, le stesse cose che dice Grillo da anni, ma non perché Grillo sia un profeta o sia il mandato dal Padre Eterno, no, perché Grillo dice la verità. Noi dobbiamo analizzare il nostro territorio e vedere effettivamente quello di cui necessita. Certo. Scusate se mi sono dilungato, no, però alla fine è così. Ma tanto è vero che loro ci colpiscono nei fianchi. Adesso, per esempio, non so se tutti voi a casa state riflettendo sulla possibilità ad aprile di dare la vostra, e sinceramente è un obbligo morale di andarsi a far
una passeggiata ai seggi elettorali, dove ci sarà un appuntamento il 17 proprio per tutelare l'ambiente, l'industria. Diciamo, il referendum sulle trivellazioni. E quindi dico, immaginate che ci vogliono, cosa ci vogliono fare queste persone. Ora c'è un nostro parlamentare europeo, che è Pier Nicola Pedicini, di origini potentine, quindi già ha il petrolio sotto casa, conosce benissimo la situazione in Basilicata, si sta preoccupando e ha lasciato una clip bellissima dove spiega come e perché si deve andare finalmente a dire sì per fermare queste trivelle. Prego la regia. Lo chiamano referendum contro le trivelle, ma che cos'è in realtà? Il 28 novembre del 2015 la Corte di Cassazione ha dato il via libera a 6 quesiti referendari proposti da 10 regioni italiane contro le norme a favore delle trivelle contenute nel decreto Sblocca Italia, il decreto varato dal governo Renzi. Il governo Renzi allora si è attivato subito modificando la legge di stabilità dell'inizio del 2016 e in base a queste modifiche è riuscito a disinnescare questa volontà popolare. È rimasto soltanto uno di questi quesiti referendari, il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine. E poi si è affrettato il governo a decidere la data, il 17 di aprile di quest'anno, per il referendum. Di fatto in questo modo è stato dato pochissimo tempo per preparare la popolazione, che sarà naturalmente scarsamente consapevole su tutto questo tema, e inoltre negando il diritto di partecipazione popolare. Noi invece vogliamo che ci sia un election day, accorpando questo referendum alle elezioni amministrative che verosimilmente avverranno a maggio, e di fatto in questo modo si potrebbero risparmiare oltre 300 milioni di euro, cioè una cifra che corrisponde al danno, al risarcimento che si potrebbe dare a tutti quei cittadini che sono stati danneggiati nel fallimento delle banche che è avvenuto qualche tempo fa. Per questo siamo a favore di un election day, per dare voce ai cittadini, e quando andiamo a votare votiamo sì, vietiamo le trivelle perché difendiamo le nostre coste, difendiamo il nostro mare, difendiamo la nostra pesca, difendiamo il turismo, difendiamo la salute. Il petrolio inquina sempre, non soltanto in caso di incidente. Immaginate un incidente nel mare Adriatico, un mare chiuso, potrebbe essere devastante. Inoltre il petrolio non ci arricchisce affatto. Le compagnie minerarie sono compagnie minerarie estere. L'ENI è soltanto al 30% italiana e tutte messe insieme contribuiscono ogni anno al PIL nazionale soltanto per lo 0,02%. Pensate che noi ci stiamo lavorando tutti i giorni nelle commissioni al Parlamento europeo per abbandonare definitivamente le fonti fossili. Perciò la nostra ricchezza non è l'oro nero, la nostra ricchezza è l'oro blu del nostro mare e della nostra acqua. Siamo tornati in diretta qui a Risentire le Stelle dopo aver sentito queste notizie sulle trivelle, per l'appunto questo referendum che abbiamo il 17 aprile, come diceva giustamente Pedicini, si sarebbe potuto fare un election day, quindi accorpare quello che è il referendum e quelle che saranno le elezioni amministrative, e invece non, così non si è voluto fare, spendendo circa 300 milioni di euro in più, ma soprattutto il fine è anche un altro. Altro, no? Quello di non raggiungere il quorum, perché in realtà questi signori che noi abbiamo al governo non fanno altro che difendere quelle che sono le grandi lobby del potere, tra queste le lobby del petrolio, perché purtroppo i poteri forti sono quelli che li hanno messi lì, tra cui queste lobby, e sono i poteri che loro sono costretti a difendere in qualche modo, perché se io ti do un posto di lavoro tu in qualche modo mi devi ringraziare. E appunto mi ringrazi facendomi lavorare, è molto semplice come discorso, sì, no? C'è da dire giusto una cosa, che fra le aziende interessate alle trivellazioni, vi ricordo solo che l'ENI, le aziende italiane, sarà presente per quanto riguarda le trivellazioni in caso partissero solo per il 30%, quindi le restanti si fa capire poi da chi partano gli ordini di questi referendum, no? Ovviamente dal governo americano, dagli altri governi, quindi noi siamo solo uno stato fantoccio in mano agli altri. Poi voglio ricordare che
dopo questo referendum avremo problemi qua nel territorio, soprattutto nella provincia di Avellino, perché c'è sempre il famoso progetto Nusco che può partire da un momento all'altro, perché il governatore De Luca ancora non si è espresso in quanto riguarda le trivellazioni sul territorio, e saranno praticamente toccate anche le zone di Cassano, dove c'è il famoso acquedotto che dà l'acqua a tutta l'Irpinia. Noi speriamo che questo non avvenga. Io ricordo molto velocemente che di aver incontrato sia Vincenzo Brivolo, l'abbiamo invitato anche ad un nostro convegno, e anche un famoso vinicoltore della provincia di Avellino, se non vado errato, Mastro Belatino, che ci disse: ragazzi, se iniziano a trivellare io devo solo chiudere. Effettivamente non avremo più vino nelle nostre bottiglie, ma benzina o diesel. Comunque è un discorso, è un discorso molto simile. Oggi stavo appunto guardando un servizio, dei pescatori in Toscana facevano questo discorso, e questo discorso risale al trattato che abbiamo stipulato come Italia grazie al nostro ministro Gentiloni. In tutto segreto, eh? In segreto, perché purtroppo le televisioni questo non ce lo dicono. E torniamo sempre al discorso dell'informazione. Questo trattato, denominato Accordo di Caen, per l'appunto, che abbiamo stipulato con la Francia, in cui appunto si sancisce la vendita di quello che è il nostro mare, di parti del nostro mare, quindi parti adiacenti alle coste toscane, adiacenti sì, vicino all'isola d'Elba, alla Sardegna. Abbiamo praticamente venduto le nostre zone più fruttifere dal punto di vista pescoso per un totale di circa 339,9 km quadrati, mentre ne abbiamo acquistate soltanto in cambio 23. E il fine dietro poi alla fine qual è? È sempre quello, è un mero fine petrolifero. Nel no? caso che riesca a passare e sia referendum, avremo le zone in cui trivellare. Loro si sono tutelati in questo modo. Ecco. Adesso andiamo in pubblicità, vi preghiamo di restare in ascolto e ci sentiamo a breve. Buonasera. Di centrodestra dura un minuto e mezzo, è bello, vai con la base, la taranda di centrodestra. Cioè, è solo corta, è solo quella. Ecco. La taranda di centrodestra. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella dello centrodestra. Evviva Berlusconi e Luca Vitalismo, le società per azioni, evviva l'ubunsumismo, evviva pure Maroni e l'ufederalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna. Evviva gli stranieri, evviva l'integrazione, ma solo se sono femmine e solo quelle buone. Evviva il Parlamento, che bella istituzione, si va una volta al mese e ti porti la pensione. Evviva Brunetta, persona come si deve, evviva tutti e sette, evviva Biancaneve. Evviva la Russa che sa fare la difesa, e Matteoli che sa fare strade e viali, evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e la Gelmini che sa fare i... questo è malafede però. Ha ragione Claudio, non puoi. Lasciami stare. Checco. Non guardare l'ora, non c'entra l'ora. Non si dice a nessuna ora. No. 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 Antonio, basta. No. Mio, Checco, guardami. Una cosa, secondo me li sa fare. Cosa? Le riforme. A noi ci piace l'Ucrembiulu e l'Umaestro Tulu. Maestri, alla sera fa culo. Arriva il centrodestra. Grazie. Checco Salone, la fisica di destra. Buona
Buonasera, ben rientrati in studio dopo una canzone simpaticissima di questo contributo da parte di Checco Zalone in una trasmissione di qualche anno fa. Però dico per par condicio, cioè abbiamo parlato della sinistra, ma mi sembrava giusto anche dare, diciamo, una visione di cosa succede anche a destra in modo ironico, in modo simpatico. Ricordiamo che siamo sintonizzati su Radio Raffaella 1, sui 104 700 e gli 87 500, in compagnia del meetup di amici di Beppe Grillo di Montoro, che vi stanno con voi da Giuseppe, Armando e Gianfranco, per darvi un po' di informazione, un po' quando ironica, quando seriosa, di tutto quello che riguarda l'informazione politica nazionale e non. Potete interagire con noi telefonando allo 0825 52 35 65 oppure mandare messaggi, anche piccole clip audio al 30 76 no 30 77 60 75. Cosa vogliamo parlare adesso? Di cosa vogliamo interessarci? Allora, il prossimo argomento praticamente ci spiega, sempre da una videoclip tratta dal programma di Ballarò, di come il governo fa i suoi movimenti di tasse. Sì, dichiara di abbattere le tasse, prende, taglia, poi ovviamente le taglia da una parte, rientrano dall'altra. Gioca è tutto un giro. Perfetto. Se il nostro Raffaele ce la manda, grazie Raffaele. Perfetto. Per abbassare le tasse, il governo pensa di tagliare una parte dei contributi previdenziali. Facciamo un passo indietro. Una parte dello stipendio si sa, il lavoratore non la vede a fine mese perché il datore di lavoro gliela versa sotto forma di contributi all'INPS. E allora ecco la proposta, sforbiciare i contributi all'INPS. Il datore ne versa 3 punti in meno e così fa il dipendente. In pratica un lavoratore che guadagna 25.000 euro l'anno potrebbe avere una busta paga più pesante di circa 43 euro ogni mese. Ovvero i 3 punti a carico del datore di lavoro, quelli cioè che non mette direttamente qua, ma versa qua, semplicemente non li verserebbe più. Per i 3 punti a suo carico invece il lavoratore può scegliere o prenderli subito, e così però faranno reddito e verranno tassati, o accantonarli a sua volta in una pensione integrativa, e anche qui le tasse sono da poco raddoppiate. Tutti contenti però, il datore versa meno, il dipendente incassa di più. C'è solo un problema. Chi paga tutto questo? Perché i soldi risparmiati sono soldi del lavoratore, cioè si sta proponendo di tagliare la pressione fiscale con i soldi che comunque sono suoi, che gli spettano in futuro, ma che comunque gli spettano. Ricordate? Il datore doveva versarli all'INPS e così doveva fare il dipendente, in modo da ritrovarseli in tasca una volta in pensione. Ora, il lavoratore i suoi 3 soldi li intasca subito, oppure li investe nel tassatissimo fondo pensione, ma quelli che versava il datore dove vanno a finire? Nella sua di tasca? Quindi o qualcuno rimborsa il lavoratore, oppure è lui a rimetterci. Se aggiungiamo poi l'allarme dell'INPS, che annuncia un disavanzo di più di 11 miliardi già nel 2016, 6 miliardi in meno di versamenti non sono una bella notizia. E di qui l'accusa dei più critici: il governo ti abbassa le tasse con i soldi tuoi e in più foraggia il presente con i soldi destinati al futuro. E le metafore si sprecano, come farsi caldo bruciando i mobili di casa, dice qualcuno, giocarsi la pensione per un caffè, dice un altro, come fare un regalo di compleanno chiedendo i soldi al festeggiato, dice qualcun altro, come trovare l'uovo di Colombo, insomma, spennando la gallina. Oh, dopo questa bella spiegazione ci siamo tutti quanti un po', ci sentiamo un po' più rincuorati. E volevo dire giusto un paio di cose per quanto mi riguarda, anche se sono notizie mie private. Sulla mia busta paga, giusto per dirvelo, io verso ogni mese circa 55 euro alla Regione Campania come tassa locale, al comune circa 15 euro. Un amico mi diceva: senti, ho sentito dire che vogliono togliere il bollo, ma io facendo un calcolo veloce, 55 euro al mese sono quasi 600-700 euro all'anno, preferisco pagare il bollo dell'auto. Comunque non mi voglio dilungare con questo, ma questo sempre per ricordare come si muove Renzi e il suo governo. Siamo vicini ormai alle amministrative, quindi cosa fa? Lancia i classici specchietti di allodole, e sperando che la gente ogni volta cada nel suo tranello, e poi alla fine le tasse tornano sempre ai soliti, cioè a noi poveri disgraziati che le dobbiamo pagare. Sì, questo è il giochetti, il governo delle banche, no?
purtroppo le banche dovrebbero essere enti che possano aiutare in qualche modo la popolazione, non organi dai quali fuggire. E invece costantemente oggi siamo costretti ad avere timore delle banche. Basti pensare soltanto che in questi ultimi 3 anni il governo ha fatto 6 provvedimenti per le banche. Io, proprio limitandomi soltanto ad una percezione, non scendendo nei dati tecnici che molto spesso servono soltanto ad ingarbugliare le acque, le persone poi nei tecnicismi possono perdersi. Avete la percezione che il governo abbia avuto la stessa attenzione ai problemi dei cittadini? Io sinceramente no. Non ho avuto proprio questa percezione. Anzi. Un impegno nei confronti dei cittadini con, non so, provvedimenti tesi a ridistribuire la ricchezza del popolo, una manovra economica che possa finalmente rilanciare i servizi, niente. Eppure questo è il governo che invece, in un'altra ottica, nell'ottica delle banche, in 3 anni fa 6 provvedimenti, 2 provvedimenti all'anno. E stiamo parlando di provvedimenti, uno più influente dell'altro in quella che è l'economia delle banche e influente invece in senso contrario, in senso negativo, in quella che è poi la vita quotidiana di noi cittadini. Basti pensare al cosiddetto ultimo bail-in, che forse è più fresco alla memoria di tutti noi, e grazie al quale praticamente le banche, tra le quali le banche una banca risalente alla famiglia della ministra Boschi, è stata salvata, come altre 3, con i soldi dei cittadini. Dei cittadini, sì, perché bail-in infatti prevede che nel caso la banca sia fallita si agisce andando a prendere i soldi degli azionisti fino ad arrivare agli obbligazionisti e non ultimo anche nel caso venga ritenuto proprio strettamente indispensabile anche dei correntisti, però finora non è ancora successo. Io prima ho nominato, giustamente ora ho nominato il bail-in, ma l'ultimo è il decreto legislativo sui mutui, che praticamente inizialmente prevedeva che se un normale cittadino si trovasse in una situazione di difficoltà economica e quindi magari non riusciva a pagare 7 rate consecutive, questo decreto appunto prevedeva che la banca ti potesse togliere. Scusami Armando, se ti correggo, vai. Non solo consecutive, basta che non pagasse le 7 rate dell'intera durata del mutuo. Pensate un po'. Grazie invece all'opposizione del Movimento 5 Stelle, che evidentemente serve a qualcosa. Ma infatti questo è proprio per rispondere alle persone che dicono: voi che fate? Voi dite sempre no, non fate niente, perdete tempo. Noi stiamo lì proprio per vigilare, e questo è il classico esempio, come dice Armando. Siamo passati quindi a 18 rate. Anche se riteniamo noi del movimento che la prima casa sia impignorabile. Sì, questo provvedimento crediamo debba essere completamente cancellato, perché di fondo è il principio che c'è di fondo, no? Come dicevi tu giustamente prima, noi dobbiamo metterci in una situazione, appunto, lo Stato non può trasformarsi in un aggressore del cittadino, cioè lo Stato ha il dovere di tutelare il cittadino e non può essere invece colui che va dal cittadino per togliere la casa al cittadino. Esatto. Non ci sono gli amici della Boschi, del papà senior Boschi, che sono stati indagati per riciclaggio. Qui c'è una clip su Facebook. Scusa di disturbo, sì. Un'ultima proprio notizia di ieri o di oggi, non mi ricordo bene. Addirittura il padre della Boschi si è dato nulla tenente all'agenzia Equitalia. Solo di proprietà un orticello. Cioè, dico io, questo qui che stava alla direzione, ha fatto pure il vicepresidente non c'è niente più. Come direbbe un amico mio, che brava gente. No, si sa. Comunque andiamo avanti con buone notizie adesso. Le notizie sono tante e noi abbiamo l'obbligo morale di dirvele tutte. Ecco. E vi introduciamo la prossima clip del microcredito 5 nostri, Stelle, ecco. E dei nostri. Questi nostri parlamentari 5 Stelle. Vai Raffaele. Io più di tanto non posso fare. 1000 imprese nate in un anno, più di 2500 persone che hanno trovato lavoro e più di 14 milioni di stipendi dei parlamentari. Utopia o realtà? È la realtà creata dal microcredito 5 Stelle. Sono i numeri di una delle azioni di cui siamo più orgogliosi. Parlamentari del Movimento 5 Stelle, banche, consulenti del lavoro, commercialisti, insieme per sostenere i piccoli imprenditori italiani con il microcredito per le imprese. Se hai un'idea imprenditoriale o vuoi avviare un'attività commerciale, adesso puoi farlo con le risorse del fondo per il microcredito a tua disposizione. Puoi richiedere un finanziamento fino a 35.000 euro per avviare o sostenere la tua attività.
una realtà già presente in altri paesi del mondo, ma sconosciuta all'Italia fino a pochi mesi fa. Come abbiamo fatto? Come promesso, ci siamo tagliati gli stipendi. Abbiamo versato decine di milioni di euro al fondo statale per il microcredito. E grazie a un'operazione di fiato sul collo ai ministeri, siamo riusciti ad ottenere i decreti attuativi necessari a far funzionare il fondo di garanzia. Abbiamo pensato anche a chi non ha dimestichezza con la burocrazia. Collaborando con consulenti del lavoro e commercialisti, siamo riusciti ad ottenere il loro supporto gratuito per la presentazione della richiesta di microcredito. E non è finita qui. Dopo aver sollecitato il sistema bancario, possiamo ora garantire quasi 10.000 sportelli bancari pronti ad accogliere le tue richieste in tutta Italia. Prenota subito la tua parte su www.fondidigaranzia.it/microcredito. E se hai qualche dubbio o difficoltà, trova uno dei professionisti disponibili gratuitamente su www.microcredito5stelle.it. Non servono garanzie reali, quindi non rischi nessuna ipoteca. Il microcredito non è solo un finanziamento. A disposizione per te ci sono anche assistenza e monitoraggio per la tua attività, un aiuto che accompagna la tua impresa per tutta la durata del finanziamento. Microcredito per le imprese. Tutto quello che non ti aspettavi dalla politica, ora, col Movimento 5 Stelle, è realtà. Eccoci qua, ci hanno spiegato perfettamente così i nostri parlamentari, cioè nel momento in cui tagliando i loro stipendi che cosa succede, e quindi è una crescita, è un successo, io per me... pensare che era una legge depositata, abbandonata dagli altri partiti, perché in realtà esisteva già, solo che non veniva messa in funzione, ecco. Hanno dovuto aspettare noi, vabbè, è importante iniziare. Sì, noi ci crediamo. Noi tentiamo, più che ci crediamo, e tentiamo di fare qualcosa. Non ultimo la decurtazione ancora ulteriore dei vari parlamentari. Il nostro Carlo Sibilia ha superato, ha sfondato la soglia dei 100.000 euro, come tutti. Dobbiamo aggiornare il cartello per il gazebo, Gianfranco, non mi far dimenticare, perché sono rimasto con la vecchia cifra 83.000. parlando del gazebo, cioè, ricordiamo che noi comunque la domenica, specie questa domenica, in questi periodi, ecco, fine settimana, sabato, domenica, ci giriamo per raccogliere, a parte l'olio esausto che facciamo insomma già sempre da un annetto, un annetto e mezzo, poi ci sta la raccolta delle firme per evitare che avvenga con, diciamo, una richiesta molto meno aggressivo, che in istanza chiede di non far privatizzare la condotta, la gestione della condotta, perché insomma dall'alto calore che è partecipazione statale c'è la situazione che ci sta una AGEA, cioè un'azienda dove c'è Caltagirone dietro le spalle, cioè un'azienda parente di Casini, che vogliono poter manipolare, mettere le mani, diciamo, in quasi tutti i comuni della Campania, perché hanno avuto l'autorizzazione e vorrebbero gestire la condotta, quindi, perché i tubi dell'acquedotto, come tutti sanno, hanno una perdita lungo il corso del circa 60%, 50-60% delle acque che arrivano alle nostre case, quindi i tubi di tutte le conduttorie dell'alto calore sono da cambiare. Ecco. Caltagirone come un falco si è avventato sulla preda e sta cercando in tutti i modi di carpire questo lavoro. Cosa dire? Niente, io andrei avanti anche con qualche notizia locale. Armando, se ci vuoi dare una chicca dell'ultima ora, veramente... per quanto riguarda la nostra amministrazione che si è aggravata di un atto di incompetenza, se vuoi parlarci un po', Armando. Avanti qui la sentenza del TAR, praticamente. Allora, quest'anno si sarebbe potuto beneficiare di una riduzione dei costi per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, TARI, di 200.000 euro, una riduzione comunque dovuta a proventi ricavati dal riciclo dei rifiuti differenziati, e che appunto, come dicevo, avrebbe potuto, diciamo, sancire un beneficio per le utenze domestiche in media del 6,5% e per le utenze non domestiche una riduzione media del 16,5%, giusto per dare anche qualche dato più tecnico. Cosa è successo? Quindi, in definitiva, ricapitolando, il costo della gestione si sarebbe ridotto da 2.940.000 euro a 2.740.000, giusto 200.000 euro. Purtroppo qualcuno si è dimenticato di praticamente approvato in ritardo le aliquote dei tributi locali dell'anno 2015, esatto. E quindi sono stati approvati in data 3 settembre 2015, quando il termine era scaduto praticamente.
ed è scattata la multa del TAR, giusto? Di 120, detto proprio in parole povere. In parole povere, una multa di 125.000 euro. Quindi praticamente è stato quasi azzerato del tutto quello che sarebbe stato il beneficio. E quindi questi 125.000 euro si sono... comunque sarebbe stato un piccolo beneficio, sì, un piccolo comunque risultato. Anche per un tutte premio le famiglie nei confronti dei cittadini. Anche un premio. Fanno la differenziata. Per incentivare, ecco, le persone a fare una buona, esattamente, differenziata. Esattamente. Invece, questi, il comune di Montoro, vorremmo anche capire, anzi, magari lo chiediamo anche qui pubblicamente. Diteci perché non è stata presa in tempo questa, diciamo, di petto in tempo, non sono state approvate queste aliquote, queste tariffe dei tributi locali, perché noi veramente ce lo stavamo chiedendo e non riusciamo a capire, a darci una risposta. Vabbè, e detto questo, aspettiamo. Come tutte le nostre petizioni presentate, mai accolte, ma non riceviamo mai risposta. Stasera vogliamo essere un po' polemici, però ci sta. Stiamo raccogliendo anche delle firme per una mozione per quanto riguarda l'utilizzo del glifosato, che è un medicinale che si usa in genere per debellare le erbacce che stanno ai bordi delle strade o sotto le coltivazioni di nocciole e quant'altro. E vi invitiamo a venire a firmare. E vi ricordo che i paesi come la Francia, la Germania, purtroppo, diciamo, dobbiamo sempre fare riferimento a loro perché sono avanti, hanno già vietato l'utilizzo di questo medicinale. Da noi se non esiste. Sta discutendo in Parlamento europeo, se ne rinnovare. Sta discutendo. Questo qua, come molti contadini conosceranno sotto il nome di Roundup o altra tipologia di nome, comunque veniva utilizzato, giusto per darvi una piccola informazione, nella guerra in Vietnam. La Monsanto fu chiamata dall'allora presidente degli Stati Uniti per creare questa medicina che potesse ridurre la vegetazione durante la guerra, proprio per favorire l'attacco dei soldati statunitensi. Poi alla fine sappiamo tutti come è andata a finire, e dopo anni si sono verificate malformazioni genetiche, malattie tumorali e quant'altro. Quindi vi invitiamo già, se ci sono eventualmente contadini o grandi aziende agricole filmare, in ascolto, fermate l'utilizzo del glifosato, e ai cittadini che sono in ascolto, venite a firmare, perché effettivamente è una cosa della nostra salute, no? Certo, cioè io vorrei solo stare anche vicino ai nostri amici che sono qui in provincia di Salerno, vicino alle Fonderie, sì, Pisano, che in questa serata stanno presidiando dagli ecco, sì, dalle 8 di sera che c'era una riunione hanno proprio davanti là. Ieri sera già hanno fatto la notte bianca lì ad aspettare, a cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché hanno riaperto le Fonderie Pisano, comincia a sbuffare di nuovo, come se la Regione Campania e l'organo di tutela della salute non ci ha, cioè, non so, ha dato ragione alle fonderie di poter lavorare il ferro, sciogliere, fare, ma dicono, non lo so. E quindi i nostri amici, i nostri carissimi concittadini di Baronissi e della zona periferica alla zona di Salerno sono lì riuniti, questi più attivi, diciamo, e siamo con loro nell'animo, nel cuore, dicendo: ragazzi, siamo, tenete duro, perché, cioè, la salute è la prima cosa. Siamo vicini anche per un motivo che a breve ci legherà proprio di fatto, perché, come sapete, dall'Italicum è previsto il fatto che tutta la provincia di Salerno, noi entreremo a far parte come seggio elettorale della provincia di Salerno, come votanti della provincia di Salerno, non più accorpati della provincia di Avellino, saremo accorpati a Salerno, sì. Quindi saranno vicini anche preparatevi a votare, sì. Sia diciamo elettori del PD che di Forza Italia, votare candidati di Salerno. Questo lo prevede la nuova legge Italicum, partorita sappiamo da chi, dal vecchio patto del Nazareno, che poi vecchio non è, sempre nuovo, si rinnova, come vediamo dalle nuove entrate. Bisogna vedere solo gli interessi, dove spingono. Comunque, lì si spinge il nostro. Giusto, Peppe, per tu cambiare. Prima tu parlavi, no, di libertà di informazione. No, prima parlavamo due secondi fa praticamente di Parlamento europeo per quanto riguarda il glifosato. E il Parlamento europeo evidentemente ricorre, perché appunto in questo momento stavo pensando a ciò che è stato votato con il voto favorevole del PD, ovvero l'intromissione in Italia di 35.000 tonnellate ogni anno di olio tunisino senza dazi, che saranno trasformati in olio italiano. Sì, saranno... noi siamo una terra che potrebbe vivere di agricoltura e che eccelle in quanto agricoltura, sì. E ci andiamo a prendere giustamente l'olio della Tunisia, e il Partito Democratico, che in Parlamento europeo conta meno di zero
e che quando ha dovuto presidiare il semestre europeo ha dimostrato di essere ancora più ridicolo di quanto potesse già esserlo in patria, ha praticamente votato favorevolmente in, all'entrata dell'audit in usilo, salvo poi andare da Barbara D'Urso evidentemente e a dire, a millantare, che si era contro l'introduzione di quest'olio tunisino. Siamo di fronte a gente... Tutto il contrario di tutto. Esattamente, cioè che parla e un secondo dopo si smentisce. Sì, sì, è tremendo, guarda. Giusto per cambiare un po' argomento, se Raffaele ci può mandare una clip di, del nostro Roberto Fico che parla appunto del canone RAI. Prima abbiamo parlato di libertà di informazione, sì. Quindi Raffaele, se ci vuoi aggradare di questo videoclip in RAI, prego. Ogni volta che il governo sforna una novità, sotto c'è sempre il motivo. Sai che da quest'anno il canone lo paghi in bolletta. Sai cosa ci faranno con i nostri soldi? No, non ne ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Se il canone RAI è per la RAI, per sovvenzionare la RAI, gli spettacoli, tutto. Io spero che venga reinvestito nella RAI, penso. Non ne ho la più pallida idea. No, no, non ne ho idea. Ma io non lo so, pagheranno gli impiegati della RAI, si pagheranno loro con questi soldi. Io non ho idea di quello che ci possono fare. Oh, boh. Non lo so, che voi ci fanno? Ci mangiano? Io non ne ho idea. No, non ne ho la più pallida idea. Io vorrei che li utilizzassero bene con qualche programma culturale e meno schifezze come quelle che fanno adesso. Come tutti i soldi che recupera, si mangia tutti. Non è che gli smaltisce. Prenderà 420 milioni in più la RAI, così usufruirà di un benefit e parlerà molto bene di Renzi. Non si sa come tutte le altre cose. Dobbiamo decidere su chi vediamo in televisione. Comunque i soldi non si sa mai dove vanno in questo paese, non si sa niente. Migliorare la RAI? Dovrebbero andare alla RAI per programmi, per... non lo so, ma quello è il problema. Non credo che il governo si riprenda e ci fa altro. Ti stanno ingannando, perché con una parte dei nostri soldi il governo vuole finanziare i giornali e i giornali quindi scriveranno ciò che vuole il governo. Le eventuali maggiori entrate nel canone, oltre 1.650.000.000, saranno ripartite in questo modo. Il 67% andrà alla RAI, mentre il 33% sarà destinato ad altre finalità. In ballo c'è l'ipotesi, introdotta dalla legge sull'editoria, di destinare soldi ai giornali per un importo fino a 100 milioni di euro. Eccoci in studio con gli amici di Beppe Grillo, il programma che state ascoltando è A Risentire le Stelle, una trasmissione autogestita in compagnia della regia del nostro ingino Raffaele, il regia mitico. Regia impeccabile Gianfranco, e poi, è partito con un pezzo hard rock, qualcuno forse ha scambiato la radio con BG Radio, vi ricordiamo che siamo su Radio Raffaella, non avete sbagliato frequenza. I nostri compagni di trasmissione sono sempre Giuseppe, Armando e Gianfranco. Buonasera. E vi vogliamo così preparare, perché insomma qualche altra clip bella diciamo da sentire, e poi dopo un po' di vogliamo satira la dopo. Nostra Barbara Lizzi, sì, la nostra Leonessa, sì, sì, perché praticamente i contratti di lavoro sono così dal nostro caro amato Renzi sono considerati particolarmente buoni. Ciabatto, sì sì sì, ciabatto, come diceva il grande Razzi, ciabatto, ciabatto, che non riusciva neanche a pronunciare. Vabbè. Forse l'hai scambiato per un tipo di calzatura estivo, comunque chissà. Giusto per non dilungarci, vogliamo andare alla nostra Barbara Lezzi. Sì, la sentiremo come spiegherà analiticamente le cose come sono andate. Prego la regia. Sono due giorni che il bugiardo seriale ancora una volta sta reiterando una colpa nauseante. Allora, dai telegiornali campeggiano questo numero, 800.000 nuovi posti di lavoro in più. Ebbene, non è assolutamente vero. Secondo i dati Istat, che sono quelli che certificano in realtà i lavoratori nuovi, ci sono stati nel 2015 135.000 contratti di lavoro a tutele crescenti. Poi ci sono stati 112.000 contratti di lavoro a tempo determinato e di contro 138.000 posti di lavoro nel lavoro autonomo in meno. Per cui la somma algebrica di questi numeri ci dà il totale di nuovi posti di lavoro, che sono 109.000. Ecco, la cosa più
drammatica di tutto questo è che per avere questi 109.000 posti di lavoro abbiamo speso la bellezza di 12 miliardi di euro. È questo che Renzi non dice. Non dice Renzi che abbiamo speso questi 12 miliardi di euro per agevolare le trasformazioni di contratti di lavoro che erano a tempo determinato e contratti di apprendistato. Siamo allerta, cari italiani, perché con la complicità anche del servizio pubblico, purtroppo, il bugiardo seriale insiste nel mentire agli italiani, a buttare fumo negli occhi. Con 12 miliardi di euro avremmo potuto veramente creare dei nuovi posti di lavoro. Bisogna affidare il nostro paese a persone serie che vogliono il bene del nostro paese e non soltanto dei marchionne e dei banchieri. Purtroppo Renzi ci ha abituato alle sue bugie. Abbiamo visto anche che soltanto a ottobre aveva previsto un PIL dello 0,9. Ha sbagliato di ben il 30%, perché purtroppo saremmo solo 0,6. Ebbene, faccio soltanto un appunto su questo aspetto. Questo significa che lui ha costruito tutte le spese intorno allo 0,9% di PIL, che in realtà non c'è. Quelle spese ci saranno lo stesso, quindi inevitabilmente bisognerà andare a bussare di nuovo dietro le porte degli italiani, a sfidare qualcosa in più dalle tasche degli italiani. Per la tua mania. Vogliamo ricordare gli appuntamenti, diciamo, di domenica del Gazebo a San Pietro di Montoro, Piazza Mercato, giusto Gianfranco? Bravo, sì. A sì, che sì. Ora? Non la mattina alle 10, alle ore 10. Già, è vero, vado a montare io il Gazebo, mi sono dimenticato. ragazzi, però venite un po' in orario, mi raccomando, non mi lasciate sempre solo, che poi sono costretto a chiamare i vecchietti per farmi dare una mano, che loro non ce la fanno neanche. Comunque, tranquillo. Andiamo avanti con un altro appuntamento di venerdì 18, dove il meetup Amici di Peppe Grillo di Montoro, sempre noi, mi sembra, giusto o sbaglio? Organizza un convegno. Armando, se puoi delucidarmi, sì, un po', perché io non ho seguito la questione che da, si terrà, come hai detto tu, 18 marzo alle ore 18 presso qui il convento Santa Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro, e si discuterà delle tecniche per bonificare il suolo e il sottosuolo in aree inquinate da agenti chimici. Ovviamente è un convegno che ci riguarda in prima persona e quindi chiediamo alla cittadinanza di partecipare attivamente. Perché giustamente noi ci stiamo battendo affinché non vengano fatte le famose vasche di laminazione. Esatto. Giusto? Che sono permeabili. Vi voglio ricordare a chi ci ascolta che mi sembra giovedì alcuni di noi sono andati in regione. È stato istituito un tavolo tecnico, giusto Armando? Sì, tra l'altro se andate sul gruppo aperto Meetup Amici di Beppe Grillo Montoro ci ha reso conto della riunione. Giornata alla regione. Cosa dire? Bianchino dice che è contrario alle vasche di laminazione. Una volta le ho chiesto di persona. Speriamo che si ricordi di quello che mi ha detto, che mantenga la parola. Che poi alla fine a noi queste vasche di laminazione non servono, perché non fanno altro che contenere quelle acque che già di suo sono inquinate e vanno a finire in queste vasche. E vedendo gli inverni che corrono, che praticamente fa tanta di quell'acqua, andrebbe poi a finire nelle terre coltivate, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Quindi parteciperanno a questo convegno? Giusto, io questo stavo ricordando, sono invitati, interverranno i sindaci delle aree colpite dall'inquinamento. Ah, quindi glielo posso chiedere di nuovo se riusciamo. Se ci onora della sua presenza, perché non manca. No, ma io penso di sì, perché poi alla fine il dottor Bianchino, noi ogni tanto facciamo finta di, insomma, di scherzarci un po', però si presenta sempre, certo. Sempre presente. Cerchiamo di coinvolgerlo nelle nostre, diciamo, iniziative, nella speranza che poi lui venga toccato dal cuore, diciamo, proprio per intervenire. Anche perché sono questioni comunque perché sulle se quali non lo fanno loro, sinceramente. Sono questioni sulle quali veramente è riduttivo discutere per posizioni politiche, cioè sono quando questioni si tratta che del bene dei cittadini dovrebbero esattamente tutti quanti ecco noi, perché noi li invitiamo anche al sempre di là dell'aspetto politico. Comunque poi ci saranno, interverranno il nostro amico e deputato Carlo Sibiglia, il professor Alessandro Piccolo, direttore del Cermanu Centro Interdipartimentale di ricerca sulla risonanza magnetica nucleare per l'ambiente, l'agroalimentare e i nuovi materiali, e il dottor Roberto Ricci, responsabile Blosark Ambiente SRL Environment Park di Torino, partner di Green Ambio Tech SRL, costituendo Federico II, Federico II, docente, ecco.
Esattamente, io mi stavo dilungando a leggere. Quindi abbiamo invitato un po' di gente, diciamo, era... di calibro, no? Sì. Sì, giusto per avere più chiarezza su quelli che sono gli effetti sul territorio, sulle persone di questo inquinamento che ci tocca. Anche per cercare comunque delle proposte che possono essere, delle alternative e delle soluzioni che possono essere concrete e attuabili. Voglio ricordare, io poco tempo fa feci una piccola ricerca per quanto riguarda le vasche di laminazione. Esistono addirittura oggi delle vasche di laminazione che nel contempo fanno da depuratori, quindi volendo le soluzioni ci sono, bisogna solo attuarle. Se si va sempre dietro i vecchi metodi non risolviamo mai niente, rimaniamo impantanati purtroppo nell'inquinamento e poi di conseguenza nelle malattie che ormai a Montora, a Solofra, diciamo, sono tutta la zona, sono aumentate in modo esponenziale. Sì, sì, e Gianfranco lo sa perché lui ci lavora, è vicino alla gente, giusto Gianfranco? Quindi venite, venite, mi raccomando, la settimana prossima, prima della trasmissione, che noi dopo entreremo subito dopo con il nostro programmino da risentire le stelle, e vi vogliamo lasciare con un po' di sorriso alla bocca, visto che insomma parlava solo di malattie e di situazioni. Con e c'è il un solito angolo della satira. L'angolo della satira ha dato un contributo sia agli amici Figaro e Picone su un loro intervento su questi voltacabana, e nonché il mitico Antonio De Curtis. Quindi prima della sigla, cioè prima del vogliamo salutare tutti, sì, con pazienza, avete ringraziamo Raffaele per la disponibilità e vi aspettiamo la settimana prossima come sempre su 104 e 700 con Radio Raffaella 1. Amici, ciao a tutti. Beppe Grillo, ciao. Montoro, vi salutano. Buonasera. Buonasera. Ciao a tutti. È arrivata una lettera, ecco, siccome ecco. Siamo anche servizio pubblico, è giusto leggerla. La leggo io, leggo io. Tu, ma l'italiano c'hai difficoltà. Allora vediamo chi ci scrive. Miei cari Ficarra e Picone, siamo noi. È giusto. Sono uno dei 250 parlamentari che hanno cambiato partito in questa legislatura. Ah, felice di conoscerla. Vi scrivo perché sono stanco di essere giudicato male da tutti. È vero, tu, malissimo. Vabbè, come... Quante volte ne abbiamo parlato male? Anzi, molte cose non le abbiamo detto perché siamo in prima serata, però. Ma vi chiedo di comprendere le mie ragioni. Vediamo, servizio pubblico. Cioè, oggi non è più come una volta che c'era il partito fisso. Entravi nella DC e ti facevi 40 anni in Parlamento. Oggi le cose sono cambiate. Prima per avere la pensione bastava fare mezza legislatura. Oggi invece devi fartela tutta. Insomma, non esistono più le mezze legislature. E se vuoi arrivare a fine legislatura, sei costretto ad emigrare da un partito all'altro. Vuoi che continui io? Sto emozionando, ti giuro. E non è più come ai bei tempi di De Gregorio, che ti davano 3 milioni di euro per cambiare partito. Oggi al massimo ti danno un posto in commissione. È un piatto di pasta, praticamente. Insomma, quelli che ci comprano sono più pezzenti di noi. Giusto. Oh, giusto. Però vedi che non bisogna mai... Ti giuro, mi sto commuovendo. Quello che vi chiedo è di accettarci per quello che siamo, e agli italiani tutti vorrei dire: se siete pronti ad accettare l'utero in affitto, non scandalizzatevi di fronte ai culi in vendita. Ma devi applaudire, devi avere il coraggio di applaudire. Te la posso dire una cosa? Cittadini, noi ne abbiamo sempre parlato male, carità, però devo dire che questa lettera ci ha insegnato oggi una cosa, lo posso dire? Dico? L'onestà paga, ma la disonestà paga molto di più. Accalerati, assisti, salutate del tenente Kessler, il comandante della piazzaforte di Scalito. A noi! Popolo di Scalito, dopo il tradimento del vostro re, molte di voi continuano a tramire, a tramare e a tramire contro le forze tedesche. E fanno bene, guardano voi. Ma noi vinceremo! Ma noi vinceremo lo stesso, perché l'esercito del Terzo Reich è imbattibile! Imbattibile? Anche le forze armate tedesche si spalle a grosso. Noi sapremo le
scoraggiata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Aida! Hai! Come sta, eh? Voglio sapere chi è stato! Vogliamo sapere chi è stato! Maresciallo! Vieni qui! Vieni qui! Che è successo? In centro del mio discorso in piazza! Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca! Ma no! Sì! Rumore con la bocca! Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si è messo a fare il rumore con la bocca? Non no, ma vedete, io ho capito, maresciallo! È stata fatta una pernacchia! Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma non c'è niente! Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Ma non c'è niente! Forza, miseria, voglio sapere! Non avete sentito niente! Ma... nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Senz'altro! Il signore che mi ha scoperto, Degen! Capito? Ma come faccio a capire il tedesco, signor tenente? Il tenente Kedro dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Allora, no, che maresciallo sono? Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono le pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, che ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei se... Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Come si permette? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello. Allora, fai una pernacchia. Ma chi sono? Sa come? Questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Allora, autorizzo. Su, fai la pernacchia. Così? No. Certo, forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatto, scusi? Al centro del discorso. Vorrebbe ripetere per loro così si crea l'atmosfera? Senz'altro! Dai! Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer! Dai! Così? No! Porca miseria, è una cosa difficile, sa? È una cosa difficile. Postino, vieni avanti! Fai una pernacchia al tenente! Ma io non so... Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per bacco se non ne schiaffa qualcuno dentro! Va bene... Ecco, ripetere le parole, scusi. Al genio militare del nostro Führer! Così? No! Nemmeno così? Signor tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su quel giusto assomiglia a questa. Signor tenente! Sì! Siamo a cavallo! Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole! Basilio, siedi, scrivi, a verbale! Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei RRCC, si è presentato il tenente Kessler, il quale... di sua bocca dichiara! Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta! Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno! Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta! Ognuno vale uno, ognuno vale uno! C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. Avete ascoltato A risentir le stelle, messaggio politico autogestito a pagamento.